Estate 2020 torna in auge il marchio Deep Purple. Perché? Perché dopo 52 anni di prestigiosa attività è uscito un loro nuovo album. Anche in questa puntata del Lato Oscuro, quindi, mi piace parlarvi dei Deep Purple, ma non certo del loro nuovo album. Innanzitutto inquadriamo il contesto nel quale mi trovo, cioè un altro meraviglioso negozio di dischi, anche mega stock, che si chiama Tondo Music, che siamo a Maroggia, vicino a Lugano, quindi in Svizzera. E non è casuale che si parli di Deep Purple in territorio svizzero, perché con questo territorio, questo marchio ha un legame leggendario. Basti pensare a Smoke on the Water. Smoke on the Water è il loro brano più iconico, ed è esattamente ambientato in Svizzera, quindi a Montreux sul lago di Ginevra. Essendo in pieno mood da trilogie, mi invento una trilogia relativa ai Deep Purple, che poi non è tanto inventata, ma è quella relativa al loro periodo d'esordio importante, Mark One, quello relativo appunto ai primi tre album. Ve li mostro velocemente, ma adesso entriamo nel merito. Naturalmente Deep Purple è quel nucleo fondamentale fatto da Ritchie Blackmore, da John Lord e da Ian Paice, e nel Mark One al loro fianco abbiamo Roddy Evans alla voce e Nick Simper al basso. Ora, per fare un piccolo passo indietro, Deep Purple nascono come marchio nel 68 su iniziativa di un paio di produttori poi e di manager, che vanno ad assemblare proprio i due mega talenti di Ritchie Blackmore e di John Lord. John Lord, in quel momento storico, cioè la seconda metà degli anni 60, è uno dei migliori tastieristi inglesi, proviene da una band che si chiama Artwoods, ed è niente più che una band di R&B, solo che lui apporta una differenza, perché è un grandissimo organista di estrazione classica. In quel momento storico, tanto per fare un altro paio di nomi, suo pari, abbiamo ovviamente Keith Emerson e Brian Auger come grandissime eccellenze della tastiera in Inghilterra. Quindi John Lord è già uno di quegli ingredienti pazzeschi che poi determinerà quello che è il suono dei Deep Purple. Ian Paice è un grande batterista che mi piace ricordare che nel 67 suonava a Milano, dietro le quinte del Piccolo Teatro, e questa è una cosa che non tutti sanno. Insomma, poi approdando a questa formazione, nasce su iniziativa appunto di questi due produttori, Edwards e Colletta, il primo nucleo che si chiamerà Mark One, perché poi loro avranno infinite incarnazioni, ma è un momento in cui i Deep Purple, alla stessa stregua dei Led Zeppelin pochi mesi più tardi, partiranno dall'America. Quindi i primi album vengono realizzati prima in America su etichetta Theta Grammatron e poi in Inghilterra. Allora, il primo è Shades of Deep Purple, ribattezzato anche Ash in virtù del fatto che contiene Ash. Ash è il pezzo che spopola in America, ma poi, insomma, sarà la loro canzone più nota, per quanto sia già una cover, nel resto del mondo e ancora ai giorni nostri. Importante sapere che la logica dei primi due album in particolare è fatta il 50% di cover, ma sarebbe meglio dire rielaborazioni, e poi il 50% di materiale scritto di loro pugno. Quindi, su Shades of Deep Purple sicuramente c'è Ash che li consacra come band famosa dagli States in poi, ma ci sono ovviamente delle cover come Hey Joe, cover dei Beatles, Help, e poi c'è un pezzo fondamentale che è Mandrake Root e Andy Edress, che è il loro primo brano scritto. Mandrake Root è uno di quei brani che stabilirà i prodromi di tutto il suono di Purple da qui in avanti. Secondo album, Book of Taliesin, abbiamo una copertina meravigliosa ed è un altro disco bellissimo. Anche qui cover di Ike and Tina Turner, di Neil Diamond, Kentucky Woman, dei Beatles ancora. E questo è un disco meraviglioso. Io voglio soffermarmi invece su un brano scritto da loro che è Shield. È importante perché ha un incedere molto caratteristico che secondo me ancora oggi è molto piacevole da ascoltare. Ora arriviamo a 1969, perché qui siamo ancora nel 68, momento in cui escono ben due album, e nel 69 esce l'omonimo Deep Purple, che è anche l'ultimo di questa pregiatissima trilogia con Nick Simper al basso e Roddy Evans alla voce.
È un disco che conterrà ancora una cover, quella di Donovan La Ligna, però importante è Birds Flown come singolo e una bellissima prima incarnazione di Lord con orchestra, quindi April, un brano che è sviluppato in più movimenti e che già svilupperà quel pallino che poi Lord riprenderà in mano anche da solista in alcuni suoi album da solista più avanti, tipo Gemini Suite o Windows. Ultima cosa importante da dire su questo album è la copertina, quadro veramente alchemico di Hieronymus Bosch. E per questo vi rimando anche al libro di Tsunami, che mi sono sempre permesso io di scrivere, Route 69, in cui ovviamente gli album del 69 di Deep Purple sono presi in analisi in tutta la loro importanza. E poi abbiamo un secondo album del 69 che già ci fa entrare nel contesto Mark II. Ma cosa succede? Succede che escono Evans e Nick Simper e subentrano dalle linee, dalla line-up degli Episode 6, quindi un'altra band degli anni 60, Ian Gillan e Roger Glover, quindi un cantante dalle doti pazzesche e un bassista produttore veramente estroverso e eccezionale, cioè Roger Glover. Ian Gillan, mi piace ricordare, che arriva anche dall'esperienza Jesus Christ Superstar con Andrew Lloyd Webber, quindi già una voce tra le più importanti al mondo in quel momento. Ora, con il confluire nel Mark II di Gillan e Glover, che fine fanno Simper e Evans? Producono ancora dei bellissimi dischi, confluendo Nick Simper nei War Horse, che faranno un paio di album di matrice hard rock molto belli. Invece Rod Evans tornerà nell'America che ha dato quel primo successo di Deep Purple e si unirà a un paio di elementi degli Iron Butterfly. Gli Iron Butterfly sono quelli diventati celebri mondialmente come primo disco di platino nella storia con Inagada da Vida, e insomma nasce questo nuovo marchio che si chiama Captain Beyond, con alla voce appunto Rod Evans. Per inciso, gli elementi provenienti dagli Iron Butterfly sono Rhino e Lee Dorman. Siamo in un momento in cui i Deep Purple non sono solo hard rock, come poi passeranno alla storia, ma sono un agglomerato di stili, di beat, di psichedelia, soprattutto di proto-progressive. Con l'avvento, abbiamo detto, di Gillan e Glover, esce il primo album che li vede protagonisti, anche se solo in parte, cioè questo concerto, Concert for Group and Orchestra, scritto interamente da John Lord nell'arco di 6 mesi, quindi passando delle notti insonni. Questo è un concerto che avviene nella Royal Albert Hall di Londra e che, insomma, consacra Deep Purple anche come grande band in grado di scrivere cose di qualità superiore. È importante sapere che nella bibliografia sterminata, insomma, Tsunami ha pubblicato, riguardo almeno l'argomento Mark I, una biografia non autorizzata di Ritchie Blackmore, in cui riusciamo sicuramente a ricostruire anche delle fasi con aneddoti di quel periodo di fine anni 60. I Deep Purple, anche con l'avvento di Gillan e Glover, continueranno a proporre in quel primo momento, nel 70, ancora qualche brano dalla trilogia, prevalentemente degli strumentali, però ovviamente la storia cambierà nel 1970 con Deep Purple nella roccia, il primo vero album, uno dei primi tasselli dell'hard rock, della storia del rock duro. Da parte di Mox anche a questo breve giro è tutto. Io ringrazio Tidi e Sandro di Tondo Music per avermi ospitato, invitando a visitare questo bellissimo negozio vicino Lugano a Maroggia, e soprattutto invito voi, come già state facendo, a sottoscrivere il canale YouTube di Tsunami Edizioni e a mettere tutti i commenti che vi va. Da parte mia è tutto, vi ringrazio, un bacio.